sono auto che ti lasciano un ricordo particolare. La Megane RS per me è una di quelle. Nel corso del tempo ho avuto la fortuna di guidare macchine ben più prestigiose e potenti. Ma quella settimana di 10 anni fa, vissuta a stretto contatto con la RS di prima generazione, me la porto dentro con particolare emozione. È come se fossi sceso 5 minuti fa da quell'oggetto tanto cattivo quanto coinvolgente. 10 anni dopo, eccomi qui a provare, anche se per pochissimi chilometri, la sua erede, la Megane RS Trophy. Qui dove? All'autodrome de Lina Montalery, e perdonate la mia pronuncia francese, a pochi chilometri da Parigi. Una prova diversa dal solito. 2 giri per un totale di 7 chilometri e niente guida su strada, che tanto la Trophy nasce per i track days. Prima dei 2 giri con la Trophy, però, altrettanti me li sono concessi con la RS normale, per apprezzare fino in fondo le differenze fra le due. Differenze che vi spiego subito. E finalmente l'RS Trophy. 20 cavalli in più della normale, quindi 300 contro 280. Grazie, fra le altre cose, alla turbina montata su cuscinetti a sfera, ovviamente, realizzati in materiale ceramico. Altre modifiche importanti riguardano l'impianto frenante Brembo, realizzato completamente dall'azienda italiana, con pinze monoblocco in alluminio. Prima di questo ho avuto modo di provare l'RS normale e questi sono solo i primi metri, e devo dire che il lavoro dei ragazzi di Reno Sport è fantastico, perché bastano già pochissimi metri per sentire una grandissima differenza. Il gran lavoro è stato soprattutto di scelta di componenti racing e della loro messa a punto. Cambia lo scarico, ora dotato di valvola che, in modalità sport, si apre e rende molto più aggressivo il sound. Ottimizzati sedili Recaro, che regalano non solo un migliore contenimento del corpo in curva, ma abbassano la seduta di 2 cm, mentre il rivestimento in Alcantara offre il giusto attrito e la sportività elegante tipica di questo materiale. Soprattutto, però, il telaio è in versione cap, quindi con molle più rigide del 30%, ammortizzatori del 25% e barre del 10%. Il risultato è che questa è molto più affilata, grazie che mi indichi la seconda. È molto più affilata, più rapida negli ingressi, e il posteriore collabora di più nel far girare la macchina all'interno della curva, sia sullo stretto ma anche, come in questo caso, sul veloce. Mi invita a dare più gas, non mi fa tanto onore, ma insomma, parlare su una pista nuova, pista di Montalery, una pista davvero di altri tempi. Qui questa pista è stata costruita negli anni 20, ci hanno corso fino agli anni 60, poi ci hanno fatto dei lavori nel corso del tempo per renderla meno anacronistica, ma dal 2004 non ci si corre più, perché per ovvie ragioni non c'è più l'omologazione per ragioni di sicurezza. In questo momento c'è tutto, le sconnessioni sono tantissime, sono forti, e ci sono dei rettilinei lunghissimi come questo che sto per iniziare, dove si superano i 210 all'ora. Ed è una pista davvero davvero emozionante, fatta poi su questa macchina. Devo dire che è difficile chiedere di più. Questa è una curva da sesta in appoggio, sto andando a 220 in questo momento su un asfalto che, come potete vedere, è tutto tranne che levigato. Scusate, mi fermo un attimo su questo punto, perché secondo me è il meno scontato, e cioè la capacità dell'assetto di non far staccare mai, beh, quasi mai, le ruote da terra. Sì, perché ci sono fin troppe sportive che saltellano da una buca all'altra, togliendo fiducia a chi le guida. La RS Trophy no. Avete presente una strada italiana di campagna con tutte le sue sconnessioni secche e avvallamenti? Ecco, l'autodromo in cui ho provato la macchina è esattamente così, e nemmeno per un attimo mi è venuta la tentazione di tirarmi indietro. La sicurezza che infonde questa macchina è eccezionale. Nonostante poi, quando si vuole provocare un sovrasterzo in rilascio, la Megane è ben felice di dartelo. Curva strettissima, rampino, la trazione anteriore, i newton metro sono 3,80, ma la motricità è pazzesca. Un po' l'assetto messo a punto da Reno Sport, un po' il differenziale meccanico Torsen autobloccante, riescono davvero a mettere giù coppia e potenza in maniera impressionante. Ecco, se devo essere sincero, forse su una pista così impegnativa e con una macchina così piacevolmente nervosa, forse il cambio EDC semplifica la vita. A proposito di cambio, comunque questo manuale non è per niente male negli innesti, perché sono secchi e precisi. Peccato solo la corsa della leva sia un filo troppo lunga. E poi che dire del motore? C'è sempre, ai medi e agli alti regimi.
e soprattutto all'immediatezza di risposta quasi di un aspirato. E in questo, spiegavano stamattina i tecnici di Renosport, sicuramente la turbina di nuova generazione aiuta nella riduzione, quasi cancellazione, del turbo lag. Tornando al telaio, su entrambe il contributo dell'asse posteriore a ruote sterzanti è determinante, perché gli angoli di volante sono incredibilmente ridotti, ma sulla Trophy si percepisce che il retrotreno accompagna in un certo senso di più, e sono soddisfazioni. Il merito di tanta gioia e tanto grip è anche, inevitabilmente, dei pneumatici Bridgestone S007, optional, montati su cerchi da 19 pollici. Nulla da dire anche sullo sterzo, che ecco, forse lo avrei fatto un filo più carico, soprattutto trattandosi di una macchina così sportiva e in modalità sport. Il feeling è buono, ma ecco, secondo me è un filo troppo leggero. In ogni caso questa di Renault non è una scelta strana, nel senso che ultimamente anche sulle sportive siamo sempre più soliti vedere sterzi così leggeri. Frenata. Sto prendendo troppa confidenza con la pista, il che potrebbe essere pericoloso. Insomma, per concludere, che macchina, che bello riprovare 10 anni dopo le stesse emozioni. E se anche voi, come me, siete preoccupati che il tempo per macchine così stia per scadere, possiamo metterci relativamente tranquilli, perché a domanda specifica, gli ingegneri francesi hanno risposto che sì, in futuro molte cose dovranno per forza cambiare, che l'elettrificazione è la strada obbligata, ma che loro ce la metteranno tutta per offrire lo stesso piacere di guida. E se lo dicono loro, c'è da fidarsi.